Fisica è il nuovo corso di fisica di Fabri e Masini per il secondo biennio e il quinto anno dei licei umanistici. L'opera racconta l'evoluzione storica delle scoperte scientifiche che hanno portato e portano all'innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali e all'educazione civica. Vediamo insieme le principali caratteristiche. Prima caratteristica, la Green Physics. Fisica E punta a formare cittadini consapevoli della realtà che li circonda, fornendo loro i metodi per interpretarla. Da qui la particolare attenzione ai problemi ambientali. Già a partire dalle schede di avvio a ogni macro argomento, troviamo i temi della sostenibilità, con problemi legati proprio ai goal dell'Agenda 2030. Seconda caratteristica, l'attenzione allo sviluppo del problem solving. Per sviluppare le capacità di problem solving, l'opera offre strumenti didattici che seguono lo studente passo passo nello svolgimento dei problemi. Lo dimostrano queste pagine composte da esercizi svolti e da quelli di prima applicazione nella teoria, utili ad allenare il pensiero. In più, dalle pagine del libro si aprono i Virtual Lab, ovvero simulazioni interattive di esperienze di laboratorio, mentre tanti sono gli esercizi svolti passo passo anche nell'eserciziario, utili per insegnare a ragionare. Terza caratteristica, il dialogo con le altre discipline. Per appassionare anche lo studente più affine alle materie umanistiche e in vista dell'esame di Stato, il corso propone una fisica multidisciplinare, attenta agli aspetti storici e socioculturali e alla realtà. In queste pagine riconoscerete grandi personaggi della storia e della scienza. Le schede, infatti, inquadrano nel contesto storico-culturale le scoperte e le menti che hanno cambiato la storia della fisica. Le schede CLIL Physics in English, invece, propongono temi di attualità scritti in inglese. Entrando nel dettaglio del testo, possiamo trovare schede di approfondimento di carattere matematico, l'eserciziario, che si articola in sintesi da completare, test, esercizi per paragrafo e problemi trasversali distinti in tre livelli di difficoltà. E per chiudere, propone una prova finale con quesiti e problemi. Le formule e le mappe composte con font ad alta leggibilità, le box con i concetti fondamentali, le sintesi da completare e gli esercizi guidati accompagnano tutti gli studenti nell'apprendimento della disciplina. La rubrica Fai il punto su, che offre problemi di Green Physics, esercizi sulle competenze, compiti di realtà, esperienze di laboratorio da svolgere in casa e test tratti dalle prove di ammissione all'università. Infine, in merito alla didattica digitale integrata, oltre a quanto già visto, sono presenti numerosi altri strumenti e risorse, contenuti facilmente accessibili e condivisibili in tutte le piattaforme education per facilitare lo studio in qualsiasi modalità.